principale oratorio è l'oratorio di Greco a Milano per parlare di famiglia. In questi giorni ho partecipato anch'io alla conferenza nazionale della famiglia che si è tenuta qua a Milano in fiera su iniziativa del governo. Tante le ricchezze che si sono manifestate all'interno di questa conferenza, al di là dei discorsi ufficiali, al di là della passerella più o meno apprezzata dei politici, quello che è emerso dalla conferenza è una, ribadisco, straordinaria ricchezza che dai gruppi di lavoro è emersa in maniera quasi carsica. Ebbene, bisogna ripartire da lì, bisogna ripartire dai luoghi come gli oratori, come tutti i luoghi di aggregazione che tanto riescono già a dare a livello di risposte per la famiglia e farle diventare delle risorse per tutti. Questo deve essere il compito di chi organizza anche le politiche familiari, al di là di ogni presa di posizione ideologica, al di là di ogni volontà di polemica. Bisogna davvero valorizzare le tantissime cose che in Italia e anche a Milano e in Lombardia si stanno facendo, perché quella è la vera ricchezza e quello è il vero futuro della famiglia. Speriamo che questa conferenza, nei quali i lavori di gruppo, ribadisco, sono venute fuori cose molto molto interessanti, sia un passaggio importante perché la politica e chi governa si accorga davvero della famiglia e faccia provvedimenti concreti, ma soprattutto capaci di valorizzare ciò che tanto di buono le famiglie già fanno.